Quest'anno sarà un'estate particolare in relazione alla pandemia del coronavirus. Per questo ci siamo rivolti al dottor Gaetano Bufano, presidente bitontino dei medici di base, che raccomanda tanta prudenza, soprattutto ai pazienti più fragili. Bisogna cercare di idratarsi con massimo un litro al giorno di liquidi, scegliere cibi leggeri e non speziati, fare attenzione allo sport e a riposare almeno 6-7 ore al giorno, non esposti al sole nelle ore più calde. Ma oltre a queste note accortezze, bisogna fare attenzione all'igiene, al distanziamento sociale, ad usare mascherine laddove obbligatorio, e i pazienti più vulnerabili devono rivolgersi al loro medico di base per monitorare ed eventualmente rimodulare le loro terapie. Non si può concentrare sull'ospedale la terapia che devono fare i pazienti, bisognerebbe farla a domicilio. Questo si può fare soltanto se si utilizza la rete dei medici di famiglia. Per cui se si dà la possibilità ai medici di famiglia di intervenire immediatamente facendo la diagnosi e quindi già porre in essere un trattamento medico, possiamo contenere quelle che sono le complicanze che poi hanno portato a morte una serie di pazienti, che se i pazienti sono deceduti è venuto a me per un semplice motivo terapeutico, perché sono intervenuti tardi. Con il caldo il virus potrebbe essere contenuto, ma non eliminato. E quello che si dovrebbe fare, io spero che le autorità locali, regionali, mettono in atto, è quello di fare i tamponi, per esempio, deve essere qualcosa di rapido. Nel momento della diagnosi è importante che ci sia la possibilità di fare un tampone molecolare in modo tale da poter essere certi che quel paziente, anche se pauci sintomatico, che ha pochi sintomi, può essere un diffusore di patologie. Questo problema l'hanno risolto in altre regioni. I sintomi da raffreddamento per aria condizionata potrebbero essere confusi con quelli da contagio di coronavirus. Per questo è necessario farsi monitorare dal medico di base. Importante l'aumento del numero dei tamponi, il monitoraggio del virus, fare attenzione alla propria salute, ma soprattutto il vaccino. Come società di medicina di famiglia stiamo sponsorizzando le vaccinazioni di influenza in modo particolare e le vaccinazioni antipneumococciche, che sono poco conosciute. Queste sono vaccinazioni che si fanno all'adulto e devo dire che da quando i medici di famiglia sono loro in prima linea a far vaccinare la popolazione per l'antinfluenzale, la situazione va molto meglio dal punto di vista epidemiologico. Poi se a questo aggiungiamo anche la vaccinazione antipneumococcica, che è un vaccino che è permanente, e quindi questo è l'invito che noi facciamo anche agli anziani, ai pazienti cronici, ai cardiopatici, ai diabetici, neoplastici, così via, di sottoporsi anche alla vaccinazione antipneumococcica. C'è appunto, da un punto di vista immunitario, una presenza di anticorpi che rendono più forti questi soggetti rispetto agli altri che non sono stati vaccinati.